Love Canosa, siamo in diretta, ma una diretta un po' speciale. Diamo una dritta alla partita. Sono con il primo ospite, ma ne avremo tanti oggi. Giuseppe Lamanna, oggi mi devi fare compagnia, Con piacere, perché Pino. Staremo 90 minuti insieme ai nostri amici. Come due fidanzati, Pino. Commenteremo la partita insieme a te, grande intenditore chiaramente di calcio, Giuseppe Lamanna, adesso attuale allenatore di una scuola calcio a Barletta che si chiama Brasilea. Guarda che noi ti seguiamo, Lo so, mi fa piacere. Molto ci fa bene. Piacere a tutti. Molto bene. Ma io non è che sono da solo, sono con Giuseppe Lamanna, ma dietro di me ci sono tre colossi: Beppe Cardone, Andrea D'Amico. Andrea, come va? Bene, bene, ciao Pino, buonasera a tutti. Prima di commentare la partita, dimmi, ma ieri com'è andata l'amichevole? Bene, bene, ha visto una buona squadra, un buon gruppo. Chiaramente parliamo del Canosium Basket. Sì, ha presto anche il nostro inizio campionato, il 26 ottobre andiamo noi Cattaro, squadra che non conosciamo, ma questa settimana lavoreremo proprio contro di loro per studiare bene questa formazione. Abbiamo delle spie, vabbè, abbiamo già detto qualche cosa, abbiamo parlato di basket, ma adesso dobbiamo parlare di calcio e quindi di questa giornata di calcio che ci vede impegnati, cari amici che ci seguite da casa, contro il Bitritto. Quindi Canosa Bitritto, vi leggo subito velocemente le formazioni perché sta per iniziare. Giuseppe, tu prendi il cronometro, tu sei il mio cronometro, va bene? Quindi Giuseppe Lamanna mi farà anche da cronometro, oltre che da commentatore oggi qui della partita. Vi leggo le formazioni: Bitritto con Santa Maria in porta, un under, ve lo dico subito. Triozzi Abbinante, un altro under. Lo Greco, Asselti, Cantalice, Modesto, Giornone, Muciaccia, Rana e Fabio Losseto. Questa è la formazione della forte squadra barese allenata dal mister Carella. La panchina: Vitucci, Di Franco, Greco, Paparella, D'Amato, Mosaico, Nitti, Visconti e Navarra. E adesso invece leggiamo la formazione del Canosa: Michele Crisantemo in porta, Giuseppe Capogna, Giovanni Paradiso, Davide Valentino, Antonio Abruzzese, Ilando Uica, Felice Pasqua di Biceglie. La mediana è formata ancora anche da Vittorio Pugliese con il numero 7, Michele Ieva, Antonio D'Ercole e Alessio Patruno. L'allenatore del Canosa, lo sapete tutti, è Celestino Ricucci. Filippo Guglielmi forma la panchina insieme a Giovanni Di Corato. Intanto è iniziata in questo momento la partita. Il primo pallone è giocato dal Bitritto, che l'ha già perso. Vi completo la panchina del Canosa: Gino Vanastelli, Nicola Landolfi, Maurizio Cuttano, Felice Iacobone, Michele Palmitessa, Daniel Fonseca, Angelo Quacquarelli. Allora Giuseppe, leggendo le formazioni mi fai capire dal lato della tua esperienza come si è piazzato il Canosa, come si è posizionato il Canosa? Innanzitutto la notizia che mi salta subito all'orchio è comunque Landolfi in panchina. Esatto. Ora non so in settimana come siano andate le cose, alla fine il mister sicuramente sa meglio di noi come gestire i propri uomini, sicuramente in settimana ha visto meglio altri uomini e ha preferito a lui Pasqua di Bicelle, che sì, quanto pare è arrivato questa settimana, giocatore d'esperienza, ex Unione Bicelle, classe 93, lo conosco, ha sempre fatto campionati tra promozione ed eccellenza, quindi sicuramente ci potrà dare una mano. Pensate, e poi ho saputo che a Manfredonia ha giocato bene, un'ottima prestazione di questo ragazzo, insomma speriamo che il nostro mister Celestino Ricucci abbia visto bene, però insomma giochiamo contro questo Bitritto, una squadra molto forte, senza ombra di dubbio, insomma una delle pretendenti alla vittoria finale. Sì, sicuramente i giocatori. Sulla carta la terza forza del campionato a tutti gli effetti, qualcosa in meno rispetto a Sly e Manfredonia sicuramente, ma infatti il campo ha dato questa risposta, infatti loro a Manfredonia hanno subito 4 gol, hanno perso 4-0 se non ricordo male, però una squadra che sicuramente è attrezzata per arrivare sicuramente nei playoff e poi giocarsela nei playoff, dove chiaramente inizia un'altra stagione e tutto può succedere. Esatto, giusto quello che ha detto il nostro Giuseppe Lamanna, è una squadra attrezzata per poter ambire a una delle prime posizioni in questo campionato di promozione. Ricordo girone A, amici che ci state seguendo da casa, anche quelli soprattutto che ci seguono da molto lontano, vi dico subito, oggi una bella giornata di sole chiaramente qui a Canosa di Puglia, sta ospitando questo confronto. Ricordo che il Canosa purtroppo fino ad oggi non ha ancora mosso questa classifica, siamo ancora a 0 punti in virtù delle sconfitte subite contro, diciamolo pure, contro le squadre più forti di questo campionato. Attenzione perché c'è adesso in questo momento un tentativo di cross, è ben effettuato da un giocatore del Bitritto,
e meno male c'era Crisantemo pronto, prontissimo a fermare questa azione d'attacco. Adesso è il Canosa a manovrare. Oggi mi sento tanto, ve lo dico subito amici che ci state seguendo, mi sento tanto Beppuccio Matarrese, il mio grandissimo amico che purtroppo non c'è più, e con lui abbiamo fatto davvero tante battaglie, lui faceva le radiocronache, io facevo le telecronache, e oggi mi sento tanto 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 Beppuccio Matarrese, che io saluto, sicuramente ci sarà guardando seduto su una nuvoletta questa partita. È molto importante per la sua squadra del cuore, perché lui era innamorato solo di una squadra, il Canosa Calcio, il Canosa Rossoblù. Ebbene, allora mi sento Beppuccio Matarrese nel raccontare questa partita così in radio cronaca. Purtroppo sapete tutti le vicende, quest'anno non si può mettere in onda una diretta video perché c'è l'esclusiva di un'altra emittente, è giusto che sia così. E allora noi abbiamo pensato di raccontarvi almeno una dritta, cerchiamo di dare una dritta alla partita con una radio cronaca. Vabbè, speriamo di essere stati portatori di tanta fortuna al Canosa. Intanto non è successo ancora nulla, perché insomma il Bitritto ha provato ancora ad affacciarsi nella nostra metà campo, però è stata molto attenta fino a questo momento la squadra allenata da Celestino Ricucci. Wica perde un brutto pallone in questo momento, Fabio Loseto mette in mezzo la palla, ma è preda del nostro Michele Crisantemo. Vedo che l'arbitro però ha fischiato qualcosa, vediamo, mi sembra che abbia assegnato al Bitritto un calcio d'angolo, che si appresta a battere il metronomo del Bitritto, Logrieco. Giuseppe, qualche notizia su questo Logrieco, un giocatore sempre molto importante in qualsiasi squadra dove ha giocato? Sì, loro hanno oltre Logrieco anche altri giocatori di esperienza, partendo dal portiere Santa Maria, che un po' vecchio conosciuto, sì, esattamente. Loseto, che è un ex, ha giocato, esatto, nel Canosa 3 anni fa in promozione, l'ultimo anno di promozione prima di qui. Cerrana. Intanto adesso è un calcio d'angolo, pallone in mezzo, bravo Michele Crisantemo, bravo. Con i pugni. E abbiamo anche Rana che è in avanti, sì, insomma, Rana, ex Bari. Un attaccante che è ex Bari, ex Barletta Calcio. Esatto. Praticamente questa categoria è il primo anno che la sta disputando, quindi abbiamo detto tutto di che giocatore, certo, stiamo parlando. Certo. Rana che tra l'altro fino a questo momento ha già parecchi gol. Rana è uno di quelli che fino a questo momento, pensate, è riuscito a mettere in rete un gol al Borgorosso e due al Rutiglianese, proprio nell'ultima uscita della squadra allenata da Carelli, da Carella, scusate. Ancora palla mantenuta proprio da Rana, che cerca di servire un suo compagno di squadra, e molto attento il nostro Capogna a fermare questa azione. Poi adesso l'arbitro, ecco, ricordo l'arbitro oggi una terra un po' strana, perché ci sono mista, cioè l'arbitro, che è il signor Fabrizio Gonzales, che arriva da Foggia, i suoi assistenti, uno arriva da Barletta, Davide Peschechera, e uno da Bari, attenzione perché c'è un'azione in area di rigore del Bitritto sventata dalla difesa, e l'altro assistente, il secondo, è Dario Cascella, che arriva da Bari. Quindi abbiamo Foggia, Barletta e Bari, tre uomini a guidare, a essere designati come arbitri, tre uomini che arrivano da tre città diverse dalla nostra Puglia. Abruzzese mette in mezzo un pallone che comunque controlla la difesa del Bitritto, poi c'è anche un fischio dell'arbitro Gonzales, che segna un calcio di punizione al Bitritto. Niente, che minuto siamo, Giuseppe? Tu sei il mio cronometro, sentiamo, vediamo, sono i primi minuti di questa partita, una partita fino a questo momento, sesto minuto, controllata dalle due squadre, nessuno si vuole affacciare più di tanto nelle rispettive aree avverse, forse perché devono ancora capire come devono comportarsi. Intanto vediamo che Rana con un tacco serve il suo compagno di squadra Fabio Loseto, però adesso la ripartenza è buona proprio del nuovo Pasqua di Biceglie, fermato alla tre quarti della metà campo barese. Adesso ancora il Bitritto, attenzione, intanto il pubblico comincia a riscaldarsi, gli ultras cominciano a riscaldarsi, c'è un tentativo di Logrieco dalla distanza, fermato dalla nostra difesa, poi recupera un buon pallone Michele Ieva, ma purtroppo lo riperdiamo questo pallone, ancora in avanti verso il Baby Muciaccia, che non riesce a raggiungere la sfera. Poi Abruzzese cerca di servire il nostro Giovanni Paradiso. Ecco, a proposito di Giovanni Paradiso, un altro giocatore che è arrivato da poco
a Canosa, un altro giocatore che ha giocato, se non erro, nel Bitonto l'anno scorso. Un under anche lui, ragazzo che sicuramente può dare una mano al mister Riccucci, perché fino a poco tempo fa la nostra rosa under era veramente corta e non di altissima qualità, mi dispiace dirlo, però purtroppo era così e quindi è stato necessario comunque intervenire sul mercato. Fortunatamente si è trovato qualcosa, tipo questo ragazzo Paradiso, che ci sta dando una mano e anche oggi infatti è nell'undici titolare. E infatti buono il lavoro del nostro direttore generale Angelo Piacenza, che riesce a pescare questi ragazzi, per fortuna riesce a portarli poi alla fine qui a Canosa. È sempre molto difficile andare a pescare, soprattutto per una promozione, giocatori e ragazzi under validi. Esatto. Perché spesso i ragazzi under vanno a ruba e di certo non vengono a giocare in promozione, ma si ballano tra Serie D ed Eccellenza. Come giudichi invece l'operato del direttore sportivo dell'altra parte, che con un accordo molto forte con Vito Tursi è riuscito a prendere, a accaparrarsi alcuni giovani molto importanti? Purtroppo nel calcio giovanile, nel calcio dilettantistico, bisogna necessariamente avere queste collaborazioni con club che comunque fanno maturare dei ragazzi e magari non possono dargli spazio nelle prime squadre, quindi li mandano a maturare in altre realtà, come può essere il Bitritto, che è una realtà che è nata quest'anno dalla fusione di altre società, ma che sicuramente si è proposta in maniera veramente importante in questo campionato di promozione. Intanto c'è una bella punizione. Adesso c'è una punizione, attenzione, perché vi devo raccontare questa punizione che sta per battere D'Ercole. Attenzione, tiro, arriva nello specchio della porta, la palla di poco va fuori. Va bene, minuto, nono minuto, quindi dobbiamo annotare questo bel calcio di punizione di D'Ercole. Il pallone è finito di poco. Oh, abbiamo anche Francesco Ventola. Francesco, siamo in diretta. Un colpo d'aria. Ma mentre venivi qua? Sì, mentre venivo qua. Ma non hai visto nulla della partita ancora? No, qualche minuto e... Vabbè, non ti sei perso nulla. Siamo messi bene in campo. Siamo messi se bene. Cambiamo anche i telecronisti ancora meno. Li cambiamo? Sì. Va bene, adesso allora facciamo entrare il sostituto, va bene, d'accordo. Abbiamo anche che tribuna, è una tribuna davvero d'onore. E poi di tutta gente che se ne intende di calcio, abbiamo un interista. Ma a proposito, qua conto 1, 2, 3, se abbiamo 3 interisti, ma qua ci vuole uno juventino, trovatemi uno juventino, perché altrimenti qua faccio proprio... Primo cartellino giallo per Valentino, un fallo tattico ai 25 metri, punizione pericolosa. Consentimi però, insomma, ha fatto bene. Sì, ha speso bene fallo, questo cartellino. Anche se ora c'è da stare attento, perché loro hanno diversi specialisti. Sì, e poi tra poco dobbiamo sentire gli umori della partita Inter-Juventus di stasera, perché ne dobbiamo parlare questa partita, insomma. Però mi serve uno juventino, adesso lo cerco, vediamo un po', perché dobbiamo vedere stasera come andrà questa partita, va bene. Fatemi vedere questa punizione per il Bitritto, molto pericolosa, perché qua ci sono... c'è gente che comunque sa il fatto suo. C'è lo Grieco, se non erro, sul pallone, insieme al numero 11, Fabio Loseto. Un grande specialista anche lui. Quindi lo Grieco e Fabio Loseto sul pallone per un calcio di punizione. Vedo che Crisantemo ha piazzato bene la barriera, speriamo che lo abbia fatto nel migliore dei modi. Sistemata anche la distanza, ancora qualche secondo, attenzione, siamo quasi pronti per questo calcio di punizione, amici di I Love Canosa, vediamo un po', qui si trema un attimino, calcio di punizione, gol di Fabio Loseto, è l'ex. Il classico del gol dell'ex. L'avevamo detto, lui è un sinistro educatissimo, lo ricordo a Canosa. Un ragazzo che comunque anche per questa categoria è veramente un fattore importante. Amici, allora che minuto siamo, Giuseppe, scusami. Allora, minuto undicesimo, dobbiamo annotare il gol di Fabio Loseto. Gol di Fabio Loseto all'undicesimo del primo tempo, un calcio di punizione. Stavamo dicendo che era stato speso bene questo cartellino giallo di Davide Valentino, che doveva fermare comunque in ogni modo questo giocatore. Calcio di punizione, avevamo detto, era una mattonella importante per Fabio Loseto, ma poteva esserlo anche per Lo Diego. Ha deciso di battere Fabio Loseto,
e purtroppo il gol si è infilato alla sinistra di Michele Crisantemo. Vi ricordo che il Canosa sta attaccando dalla mia destra verso la sinistra e viceversa, quindi nella porta alla mia destra Michele Crisantemo ha preso questo gol. 1-0 per il Bitritto, cambia risultato quindi qui al San Sabino, il Bitritto è passato in vantaggio e adesso gestisce anche il pallone. Speriamo soltanto che adesso la nostra squadra non subisca il colpo del gol, insomma, e speriamo che riesca a reagire nel più breve tempo possibile. È una brutta botta, perché insomma prendere un gol senza aver mai subito un tiro in porta, il primo tiro in porta abbiamo subito gol, insomma non è facile. Cosa consiglieresti in questo, cioè, qualche consiglio che potresti dare a Celestino? Senti Pino, io sto vedendo magari forse l'eccessiva ricerca del lancio lungo, forse magari iniziare a giocare un po' ad aumentare un po' il ritmo non può far altro che aiutarci. In questo modo, lanciando sempre a lungo, quasi sempre la palla è preda dei difensori centrali avversari. Va bene, è giusto, bisogna giocare la palla, bisogna cercare di mettere in difficoltà questa squadra che ha giocatori molto forti, ma io ritengo, attenzione perché non so se è un'eresia quello che dico, ma sono tutti giocatori esperti che se entrano in difficoltà potrebbero anche subire la squadra ad alti ritmi, ma bisogna mettere alti ritmi. Calcio di punizione in mezzo, attenzione, Pasqua di Biceglie ha avuto il colpo per il pareggio, un buon calcio di punizione battuto per la testa del numero 8 Pasqua di Biceglie. Peccato perché per poco il pallone è uscito alla destra del portiere Santa Maria. 14esimo quindi, colpo di testa importante, pericoloso per il Canosa del nostro numero 8, del nostro nuovo numero 8 Pasqua di Biceglie. Purtroppo il pallone non è entrato in porta, poteva essere una buona occasione per riportarsi subito in pareggio. Beh, bisogna continuare così, cercare di mettere in difficoltà gli avversari in questo modo, vediamo un po', insomma è facile. Io intanto annoto al 14esimo colpo di testa di Pasqua di Biceglie del nostro numero 8, eccolo là, perfetto. Io vorrei usare un'altra cosa, adesso c'è stata anche un'occasione pericolosa per il Bitritto. Tra l'altro il Bitritto è arrivato anche un buon gruppo di tifosi dall'altra parte, insomma, che seguono questa squadra, hanno capito che questa squadra può dire tanto in questo campionato. Senza dubbio, come ti dicevo prima, è una squadra attrezzata e lo sta dimostrando proprio in campo, squadra messa bene in campo, con i 200 cambisti centrali che dettano il gioco e dettano i tempi della gara. Noi stiamo soffrendo parecchio là in mezzo. È vero, centrocampo bisogna robustirlo magari questo centrocampo, magari con qualche metronomo in più che possa gestire il pallone, come lo sta facendo questo momento D'Ercole. Buona l'apertura per Vittorio Pugliese in area di rigore, Vittorio Pugliese che mette in mezzo la palla, ma è stato bravo Asselti, ricordo, uno degli acquisti migliori del direttore sportivo Asselti, ex Corato, davvero un grande giocatore. In questo momento ha fatto una novità dagli altri campi. Sentiamo. Il Manfredoni è sotto a Spinazzola e il Borgo Rosso in vantaggio a Rutigliano. Sono due notizie, una negativa per noi. Basso, D'Ercole ha provato a correggere in rete, purtroppo non è arrivato pronto sul pallone anche il nostro Alessio Patruno, che poteva ribadire in gol questo pallone. Peccato, 16esimo, allora vado a noto al 16esimo anche questa occasione che io condividerei tra D'Ercole ed Alessio Patruno. 16esimo quindi Alessio, buono questo tentativo del Canosa, Vittorio Pugliese in area di rigore, mette in mezzo per Davide Valentino, tiro di Davide Valentino, va bene, quindi Capogna e D'Ercole, subito dopo c'è stato un tentativo di Valentino dalla distanza, va bene.
cerchiamo di reagire, lo dobbiamo fare assolutamente. Siamo sotto di un gol, amici di Alo Canosa, 1-0 per il Bitritto, gol su calcio di punizione direttamente effettuato da Fabio Loseto, ex rossoblù. Il pubblico reclama per un probabile fallo su Vittorio Pugliese. Dobbiamo cercare Vittorio Pugliese, ci sta mancando molto in questo frangente di campionato, noi abbiamo bisogno tantissimo dei suoi gol. Sì, è stato preso proprio per questo. Lui è reduce da una grandissima stagione a Stornarella in prima lo scorso anno, dove ha superato quota 20, quindi una quota importante. Chiaramente il campionato di prima non è il campionato di promozione, è cosa più importante, la maglia dello Stornarella non è la maglia del Canosa Calcio, che è ben più pesante. Esatto. Questo calcio di punizione effettuato da Fabio Loseto mi ha ricordato altre doti balistiche di un altro giocatore, un certo Francesco Ventola, che una volta faceva qualche gol su punizione. Francesco, hai fatto qualche gol su punizione? Sì, due a Termoli. Uno dei tuoi gol, me lo ricordo, assomigliamo un pochino a questo. Sì, col destro però, non col sinistro. Vabbè, però insomma, cosa consiglieresti a questa squadra, Francesco? Vabbè, siamo ancora all'inizio, tutto sommato ha avuto due occasioni da gol, quindi dobbiamo dare fiducia, no? E diamogli fiducia, noi siamo qui a spingere la squadra in questa dritta alla partita, noi la dobbiamo dare questa dritta alla partita. Perdiamo un pallone, esce fuori dal rettangolo di gioco, Alessio Padruno non ce la fa a raggiungere la sfera, quindi fallo laterale per il Bitritto. Senti, abbiamo anche Beppe Cardoni, vieni qua, tu stai già pensando alla partita stasera. Sì, sono impegnatissimo. Secondo te come va a finire stasera? Non lo so, non mi pronuncio. Non ti pronunci? Sì, scaramanti. Bisogna mantenere questa vetta dalla classifica. Speriamo che ci riescano. In ogni modo. Adesso vediamo Pasqua Di Biceglie. È buono questo numero 8 del Canosa, che ruba un buon pallone, ma l'arbitro vede un fallo del nostro numero 8. Dicevo, buona la prestazione di questo numero 8 fino a questo momento. Sicuramente il migliore, insieme anche a Davide Valentino. Esatto. D'Amico, avvicinati. D'Amico, adesso tu sei lungo, ti puoi avvicinare, insomma. 1-0. Anche questa partita ci vede sotto, ma dobbiamo recuperare assolutamente. Sicuramente la recupereremo, sono molto fiducioso. Va bene. Allora spingiamo la squadra. Intanto a manovrare sempre il Bitritto con Gernone. Vediamo un po' ancora il Bitritto. Bravo Antonio Bruzzese. Esce dalla difesa, subisce anche un fallo e quindi calcio di punizione per il Canosa. Si ripartirà con un calcio di punizione. Siamo sulla tribuna Mauro Lagrasta, qui a Canosa di Puglia, per questo Canosa Bitritto. 1-0 per il Bitritto. Grazie al gol sul calcio di punizione di Fabio Loseto. Se il mio collega vede, se ci sono qualche messaggio da parte di qualche nostro amico che ci segue da lontano, magari ci può fare qualche domanda e noi saremo lieti di rispondere alle domande che possono arrivare sul nostro social. Allora, Abruzzese intanto libera l'area, pulisce l'area, la sua area con un colpo di testa, ma il pallone finisce direttamente fuori dal rettangolo di gioco. Ricucci ha con sé in panchina, una bella panchina formata da Guglielmi, il secondo portiere, Di Corato, Manasterio, Landolfi, Cuttano, Iacobone, Palmitessa, Fonseca, Quacquarelli. Insomma, si può girare in panchina il nostro mister e può trovare qualcosa che può interessare alla partita. Beh, sicuramente il nostro capitano Landolfi, che ci può dare una mano là in mezzo al campo, anche se devo dire che Davide Valentino, nel suo ruolo che lui ricopre di solito, cioè il centrale fra i tre di centrocampo, sta facendo davvero una buona partita. Esatto. Intanto rubano ancora un pallone i giocatori del Bitritto e si affacciano nella metà campo del Canosa. Siamo al limite dell'area. Wica controlla bene questo pallone, molto bravo. Tra l'altro Wica, che sto vedendo oggi giocare centrale insieme con Abruzzese. Nel suo ruolo alla fine. Ho avuto il piacere di averlo all'epoca dei giovanissimi, lui era un 2000, già in quegli anni lui spiccava tra i suoi paghetà. Ora mi fa un piacere enorme vederlo indossare la nostra maglietta del Canosa. E soprattutto nel suo ruolo, quello di centrale difensivo, sta giocando bene anche oggi insieme al nostro numero 4, il nostro capitano
Antonio Abruzzese. Vediamo un po' se riesco a guardare un po' la tribuna e vedere se ci sono altri amici che possono dire la loro qui in diretta. Sì, ricordo che stiamo facendo questa rete cronica. Intanto vi dico che a terra c'è un giocatore del Bitritto. Chiederei al nostro operatore se ci sono alcuni messaggi, alcune domande che vogliono fare. Ecco, perfetto, allora quindi vuol dire che stiamo raccontando esaurientemente la partita. Purtroppo una partita che ci vede sotto 1-0 per questo gol. Il risultato, intanto il Real City è andato in vantaggio in casa con il Castellaneta. A proposito, Real City, altra ottima squadra che sta facendo un signor campionato, guidato da un mister giovanissimo, Mascia, che veramente sta dando una bella impronta a questa squadra. Un Real City che alla vigilia di questo campionato lo davano per spacciato, pochi parlavano di questo Real City, però a contrario di quanto si diceva, sta facendo davvero un campionato di altissimo livello, almeno fino ad ora. Come lo ha sempre fatto, insomma, perché Real City ha sempre detto la sua in ogni tipo di campionato che ha fatto, lo sta facendo bene anche quest'anno. Intanto Manfredoni mi confermi che perde sempre 1-0. Almeno le notizie che ci vengono sono queste. Quindi Manfredonia che perde ancora con lo Spinazzola, col calcio di punizione. Questa volta è brava la nostra difesa. Pugliese cerca di rubare questo pallone, sembrato a tutti fallosamente da un giocatore del Bitritto, però non è dello stesso avviso l'arbitro e quindi lascia giocare. Adesso ancora il Bitritto, in questo momento con Triozzi che alleggerisce verso Abbinante, un altro under di questa squadra allenata da Carella. Scende ancora in possesso del pallone ancora Logrieco, che serve Gernone, anche lui un giocatore molto interessante al centrocampo, che è capace di disegnare anche parecchi gol nonostante la sua posizione di centrocampista. Alleggerimento verso il portiere Santa Maria, che è costretto a liberare l'area. Non riusciamo a riprendere questo pallone. Preda ancora degli ospiti, attenzione perché ancora i giocatori biancazzurri in possesso della sfera superano la linea di metà campo con Fabio Luseto. Attenzione Gernone, ha davanti a sé Davide Valentino, cerca di superarlo, poi pensa di servire Logrieco, meglio piazzato. Logrieco naturalmente è il metronomo di questa squadra. I palloni passano quasi tutti da lui, geometria di gioco interessante. Intanto vedo che c'è del movimento nella panchina del Canosa e vedo che è pronta già una sostituzione per la nostra squadra, se non erro. Dovrebbe entrare proprio il numero 15, Landolfi, Nicola Landolfi, il nostro capitano, oggi fatto sedere in panchina. Ancora Logrieco, bravo questo ragazzo, 33 anni, molto bravo, buona questa azione di Logrieco, che si è incuneato nella nostra area di rigore, ha trovato anche il momento, lo spazio, ha trovato anche lo spazio per tirare. Tanto Vito ci dice che la Manfredoni ha pareggiato sul campo dello Spinazzola. Ecco, quindi Pasqua di Biceglie, ecco, sto rispondendo anche ai tifosi, Pasqua di Biceglie. Allora, quindi abbiamo questo tentativo di Logrieco, molto bravo, 33 anni, ma non si vedono in questo numero 4 biancazzurro, davvero molto bravo, si è incuneato in area di rigore, ha tirato in porta e Abruzzese ha messo il pallone in calcio d'angolo. Comunque dobbiamo continuare a sperare che il Canosa riesca a reagire. E intanto attenzione, perché c'è la sostituzione che avevamo anticipato. Entra Nicola Landolfi, attenzione, ma aspettiamo, ecco, hanno deciso di aspettare prima il calcio d'angolo. Libera, pulisce l'aria Davide Valentino, attenzione, bravo in questo caso il nostro Alessio Patruno a rubare la palla. Esce Pasqua di Biceglie, peccato, insomma, stava giocando bene questo ragazzo, probabilmente. Quanto pare un problema fisico. Si toccava la coscia. E speriamo che non sia nulla di grave, insomma, che sia un infortunio. Se vuoi aggiornamenti dagli altri campi, sentiamo. Manfredoni in 10 minuti la ribaltata. L'Apricena è andato in vantaggio col Capusso, che è fanalino di coda come noi in campionato.
Perfetto, perfetto. Allora, mi dici il minutaggio, perché adesso c'è la prima sostituzione, esce quindi il nostro Pasqua di Biceglie, 27esimo del primo tempo, entra Landolfi, sto annotando, Landolfi al posto di Pasqua di Biceglie, amici di I Love Canosa, quindi prima sostituzione effettuata da Celestino Ricucci, purtroppo questa è stata una decisione presa perché il nostro numero 8 molto probabilmente si è fatto male, è vero, si toccava la coscia, tanto non sappiamo Rana che cosa abbia da ridire all'assistente, ancora un fischio dell'arbitro Gonzales, il pubblico noterete non è d'accordo, però l'arbitro ha fischiato, calcio di punizione ancora per il Bitritto, ci avviciniamo alla mezz'ora, anzi probabilmente ci siamo proprio, ci siamo quasi, mezz'ora del primo tempo, è sempre 1-0 per il Bitritto, grazie al gol di Fabio Loseto su calcio di punizione, abruzzese, rimette il pallone in avanti, riesce a toccarlo solamente il nostro Michele Ieva in avanti, ma la palla è sempre preda del Bitritto, attenzione perché adesso Vittorio Pugliese guadagna questo pallone, si guadagna questo pallone, cerca di servire un suo compagno, non ci riesce, Rana difende bene questa palla, si prende anche il calcio di punizione già battuto dal Bitritto, attenzione, Gernone, bravo Gernone, stava per perdere questo pallone, lo recupera lui stesso e si continua a giocare sempre alla metà campo del Canosa, il nostro Landolfi sembra abbia toccato un giocatore del Bitritto, però l'arbitro non è dello stesso avviso, quindi lascia giocare Vittorio Pugliese, cerchiamo Vittorio Pugliese, vogliamo Vittorio Pugliese, vogliamo spingerlo verso il suo primo gol in campionato, dobbiamo per forza fare affidamento sulle sue grandi doti di bomber, attenzione perché c'è Fabio Loseto che caparbiamente si era liberato di un paio di avversari, molto probabilmente stava aspettando pure che qualcuno lo toccasse. Sì, comunque è stato trattenuto, quindi alla fine è giusto il fallo. È giusto che l'arbitro abbia fischiato questo fallo, abbiamo visto la maglietta un pochino tirata e quindi calcio di punizione per il Bitritto, sul pallone il metronomo biancazzurro Lo Grieco, l'autore di ottime prestazioni fino a questo momento per la sua squadra, un Bitritto che ha dovuto lasciare intera posta in palio, attenzione perché adesso c'è un'azione pericolosa del Bitritto, meno male che Muciaccia, il baby 2001 del Bitritto, non ha trattenuto questo pallone, il pallone che poi è scivolato lentamente fuori dal rettangolo di gioco, si è ripreso a giocare, stiamo già giocando con Dercole che ha cercato un suo compagno, è stato anticipato, va bene, pallone che poi Davide Valentino è stato costretto a mettere fuori dal rettangolo di gioco, pallone che viene rimesso in gioco da Triozzi è un altro giocatore interessante, un giocatore che ha giocato tutte le partite fino a questo momento, fa molto affidamento su di lui mister Carella e anche oggi lo ha messo in campo. Abbiamo perso ancora una palla, però per fortuna questa volta il suggerimento in avanti di Asselti finisce debolmente nelle mani di Michele Crisantemo, ancora Vittorio Pugliese, però purtroppo Vittorio Pugliese sta giocando nella metà campo sbagliata, quella del Canosa, noi lo vorremmo nell'altra metà campo lì ad offendere, vediamo un po', stiamo cercando di imbastire un'altra azione d'attacco, abruzzese cerca con un lancio lungo di pescare Vittorio Pugliese e non lo trova perché è molto attenta la difesa del Bitritto, ricordo molto attenta anche perché molto esperta, attenzione perché adesso c'è un lancio per Muciaccia, questa volta è stato bravo il nuovo Giuseppe Paradiso, abbiamo ancora visto poco di Giuseppe Paradiso. Quello che sto notando in questi primi 30-32 minuti è la poca tranquillità che inevitabilmente ha la nostra squadra, troppi certo. Palloni buttati anche quando magari si possono giocare e si può fraseggiare, è vero, questo è vero. Non è altro che sinonimo, è
degli zero punti che abbiamo in classifica. Purtroppo la squadra non è tranquilla, avrebbe bisogno come il pane di un gol o comunque di un risultato positivo. È vero. Quando non c'è tranquillo, come diceva il grande Sacchi, per giocare a pallone ci vuole la gamba, ma soprattutto la testa. E attenzione, perché adesso è buona. Michele Ieva aveva fermato questo pallone con il suo pettone e si era già posizionato in area di rigore, pronto alla battuta, però l'arbitro, uno degli assistenti, ha alzato la bandierina. Quando l'assistente alza la bandierina vuol dire che ha visto il fuorigioco. E quindi c'è anche un'ammonizione, pensiamo forse per il nostro capitano abruzzese che ha protestato per la decisione dell'arbitro. Sta annotando in questo momento l'arbitro Gonzales questa ammonizione, molto probabilmente per il nostro capitano abruzzese. Vediamo un po'. Si riprenderà con un calcio di punizione. Calcio di punizione per il Bitritto, si appresta a battere Cantalice che non si decide a mettere il pallone a terra, si guadagna qualche minuto e sentite che il pubblico protesta per questa perdita di tempo. Cantalice finalmente rimette il pallone in avanti, preda di abruzzese, lotta come un leone il nostro numero 11 Alessio Patruno, ma la palla è comunque ancora degli ospiti, ancora Fabio Loseto, fermato molto bene Fabio Loseto questa volta proprio da Nicola Landolfi. Eh sì, 1-0, mi dice il minutaggio Giuseppe, 1-0, primo tempo al 34esimo, grazie Giuseppe, il nostro cronometro vivente, è lui che tiene il cronometro vivo. E purtroppo i minuti passano ma il risultato non cambia, 1-0 per il Bitritto. Paradiso di Mani verso D'Ercole. Attenzione, siamo in una zona del campo dove non vediamo cosa succede, c'è la panchina, sapete tutti com'è disposto il nostro campo, però insomma adesso sarà rimessa una palla dal Canosa, se non erro. Anzi no, è stato fischiato un calcio di punizione sulla battuta D'Ercole oggi responsabilizzato un attimino da questa nuova posizione. Responsabilizzato in questo ruolo da mezzo sinistro, sembra avere più libertà e quindi l'abbiamo visto diverse volte affacciarsi nell'altra area di rigore, anche se poi a dire la verità da questa parte Patruno oggi non sta facendo una delle sue migliori partite, un po' fuori dal gioco. Ah, anche questa volta, ecco, annotiamolo, non so fino a quanto voluta, però è anche aiutato un po' dal vento, si era creata proprio una parabola che si stava per ficcare sotto al 7, è stato bravo il portiere a metterla in calcio d'angolo. È vero, 35esimo, quindi annotiamo anche questo calcio di punizione di D'Ercole che si è un po' ripetuto, un altro calcio di punizione battuto nella prima parte della partita, è finita alta sulla traversa, ancora D'Ercole sempre sul calcio di punizione, si è guadagnato questo calcio d'angolo, vediamo il pallone, arriva a Paradiso, vediamo Paradiso, mette in mezzo questo bel pallone, attenzione, peccato, l'arbitro ha fischiato un fallo contro, probabilmente ha visto qualcosa, qualche colpo proibito in area di rigore, quindi ha deciso per il calcio di punizione per il Bitritto. 1-0 per il Bitritto fino a questo momento. L'allenatore della squadra barese temeva molto questa partita, ce l'ha detto in anteprima sul prepartita di Canosa Bitritto, temeva molto perché sapeva che il Canosa ha un gruppo di ragazzi davvero molto forte e la classifica non è certamente veritiera. Intanto viene ammonito adesso un giocatore del Bitritto, il numero 2 Triozzi, ammonito per un fallo su D'Ercole, quindi calcio di punizione, si riprenderà con un calcio di punizione per il Canosa. Io devo usare questo microfono è quello che mi permette di gridare e di urlare ad ogni gol, ma quest'anno purtroppo l'ho fatto una sola volta per un solo gol in casa contro il Castellaneta, dobbiamo usarlo di più questo microfono. Vediamo un po',
Abbiamo ricaricato le batterie, ve lo diciamo subito, quindi aspettiamo. Attenzione, Patruno in area di rigore, per poco, per pochissimo non è riuscito ad arrivare su questa palla, poi gli è scivolata, è andata via fuori dal rettangolo di gioco. Alessio Patruno quindi non è stato velocissimo su questo pallone, eppure Alessio aveva giocato una grande partita a Manfredonia, soprattutto uno dei migliori in campo. Sì, aveva giocato un'ottima partita a Manfredonia, forse Alessio potrebbe darci una mano più, magari vedo Pugliese e Patruno troppo larghi, esatto. E quindi isolano abbastanza Ieva lì in mezzo, magari stringerli un pochettino per dar fastidio un po', per creare la superiorità numerica là al centro. Hai ragione, vedo troppo solo ancora Michele Ieva. Anche Pugliese dall'altra parte è troppo largo secondo me. È vero. Bisogna stringere di più in area di rigore, più presenza in area di rigore, sì, ho capito sì. Bene. Sì, perché Ieva comunque giocando sempre spalle alla porta, non avendo una spalla vicina, è sempre costretto a fare un gioco molto difficile, no, e vero. Quindi sempre sporco. Come dicono gli allenatori, bisogna riempire l'area di rigore. Sì, anche se non sempre è possibile, ci sono sempre gli avversari che contro ce lo impediscono in questo caso. Sì, perché abbiamo una squadra contro, una difesa molto esperta, ve l'ho detto, molto esperta, quindi è una squadra che non ti permette di giocare così come lo vuoi tu, insomma. Io vi ricordo, oltre che abbinante, un under, ma molto già esperto per questa categoria, c'è anche Asselti che per anni è stato il centrale difensivo del Corato, quindi insomma voglio dire una squadra di categoria superiore. Però noi dobbiamo insistere e cercare comunque la reazione e la risposta. Ci servirebbe un gol, almeno un gol per rientrare in partita e per sperare. Non immagino adesso in questo momento come stia il direttore generale Angelo Piacenza, ci teneva tanto a questa partita, a questo confronto in casa davanti al proprio pubblico. Fabio Losedo cade a terra e l'arbitro Gonzales vede anche un tocco di D'Ercole, calcio di punizione ancora per il Bitritto. Vi racconto questo calcio di punizione, insomma siamo un 10 metri dietro il punto da cui è stata battuta poi la punizione che ha dato il gol al Bitritto, gol punizione realizzata da Fabio Loseto. Vedremo, insomma, le intenzioni sono quelle di ribattere a rete, non lo so, anche se vedo anche lo Grieco molto più pronto di Fabio Loseto a battere. Si allontana Rana, quindi va a riempire quell'area di rigore. Penso che questa volta non opti per la conclusione a rete, poi magari potrò essere smentito, però secondo me questa volta la mette al centro, sì. Visto che sono saliti tutti i lunghi della squadra avversaria. È vero. Comunque vedo pronto lo Grieco più di Fabio Loseto in questo momento, quindi sicuramente sarà come dice Giuseppe, questo pallone sarà messo in area di rigore, vediamo la nostra difesa è pronta, speriamo che non accada nulla, e infatti meno male, il pallone è stato spinto anche dal vento fuori dal rettangolo di gioco, si riprenderà con una rimessa per il Canosa Michele Crisantemo sulla battuta. Abruzzese per Paradiso trova Davide Valentino, gli sta per rubare il pallone Muciaccia ma non ci riesce, e adesso è messo in movimento, stimolato Alessio Patruno che perde un brutto pallone, attenzione, cerca di recuperarlo e lo fa con un fallo su Modesto, viene redarguito dall'arbitro verbalmente, per tanto, fortuna. Non so se hai notato, il mister ha invertito, sì. Pugliese e Patruno, in pratica vi spiego, la partita è iniziata con Patruno verso la nostra tribuna e Vittorio Pugliese dall'altra parte, e da qualche minuto ha invertito i ruoli, adesso abbiamo Vittorio Pugliese da questa parte e Alessio Patruno dall'altra parte, mentre in mezzo a cercare di pizzicare tutti i palloni alti che arrivano è rimasto comunque sempre il nostro numero 9 Michele Ieva. Intanto si riprenderà con questo calcio di punizione, se non erro c'è sempre lo Grieco dappertutto, questo metronomo a battere questo calcio di punizione, si riposizionano in area di rigore, vedo che però
Il Fabio Roseto questa volta è fuori dall'area, mentre a lottare in area di rigore, attenzione perché il movimento è giusto, però meno male, c'è Ieva che libera. Alessio Patruno che lotta con lo greco, sempre lui, riprende questo pallone, attenzione perché Alessio Patruno deve stare attento a non fare falli. Un tentativo di Davide Valentino di servire D'Ercole, c'è riuscito, però è attorniato da tre giocatori biancazzurri e quindi perde questa palla. Sento vociare qui dietro di me. Andrea, che cosa stai dicendo? Niente, stavo dicendo proprio una partita molto difficile. Loro molto possesso palla, noi prendiamo palla e lanciamo avanti con un'aspettativa di qualcuno che ci porta a fare gol. Però niente di tutto positivo. Va bene, però noi speriamo sempre in bene. Intanto l'arbitro, l'assistente alza la bandierina, un altro, ma questo secondo me era un gioco scorretto, perché non mi sembrava assolutamente un fuorigioco, però insomma è stato già battuto questo calcio di punizione, buono Iuica verso Patruno, perso anche questo pallone purtroppo, Rana ha cercato di servire Fabio Loseto, adesso Fabio Loseto che fa fallo. Qui è stato bravo Vittorio ad aspettare l'avversario. Sì, ha aspettato l'avversario che non ha potuto che commettere fallo. Bravo Vittorio Pugliese a guadagnarsi questo calcio di posizione. Sulla battuta, come sempre, oggi ci va il nostro 10 D'Ercole. Figlio d'arte, non dimentico mai, figlio del grande D'Ercole che per anni ha giocato qui a Canosa. D'Ercole sul punto di battuta, adesso vediamo cosa deciderà, sicuramente metteranno un pallone in mezzo. Intanto quanto manca alla fine, Giuseppe? Circa un minuto, poco più di un minuto. Poco più di un minuto alla fine, D'Ercole in mezzo, niente, il pallone finisce direttamente e in maniera innocua nelle mani di Santa Maria che è l'estremo difensore. Anche in questa punizione c'è da vedersi proprio l'atteggiamento positivo della difesa del Bitrittolo, altissima, quasi al limite dell'area. Sì. La conseguenza è stata che la palla messa da D'Ercole non ha fatto altro che andare a arrivare al portiere senza che nessuno la potesse attaccare, perché per evitare chiaramente il fuorigioco. Queste sono scelte un po' rischiose a volte, però molto, molto positive. È vero, attenzione perché questa è un'azione pericolosa del Bitrittolo, c'è stato un bel cross questa volta, mi sembra sempre di Logri, di Muciaccia. Per Fabio Loseto, pericolosissimo Fabio Loseto, pericolosissimo oggi Fabio Loseto, davvero una spina nel fianco della nostra difesa. Bravo questo giocatore a mettere questo pallone in mezzo. Per fortuna Wicca questa volta è stato proprio bravissimo a pizzicare il pallone e mandarlo in calcio d'angolo, ma c'è un calcio d'angolo sul finire della prima frazione di gioco. Vediamo, battuto questo calcio d'angolo, bravo Michele Ieva, ma rimette il pallone in calcio d'angolo, quindi ancora un calcio d'angolo, ancora un tentativo per i biancazzurri e gli ospiti che sono in vantaggio, ricordo, in virtù del gol di Fabio Loseto sul calcio di punizione. Ancora il numero 11 sulla battuta del calcio d'angolo, vediamo un po', pallone messo in mezzo, sempre Michele Ieva, utilissimo anche in difesa questo ragazzo, numero 9 del Canosa. Ci è sembrato che era fuori gioco, no, il segnalinie, l'assistente come si dice oggi, decide che è tutto regolare, fa continuare e poi lo stesso Fabio Loseto mette il pallone direttamente fuori dal rettangolo di gioco, rimessa quindi per il Canosa. Siamo proprio agli ultimi secondi della prima frazione di gioco, ricordo anche una sostituzione già nel Canosa, per infortunio è uscito Pasqua di Biceglie ed è entrato Nicola Landolfi. E qui, ecco, sentite, il nostro arbitro di oggi, Gonzales, decreta la fine della prima frazione di gioco. Amici di Alava Canosa, vi ricordo il punteggio 1-0 per il Bitritto grazie al gol sul calcio di punizione di Fabio Loseto. Noi adesso prendiamo un caffè, un po' di riposino, ci vediamo fra qualche minuto per la seconda parte della partita. 1-0 per il Bitritto per il momento.